Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo gioco. Vi presento ragazzi Dangerous Driving. Questo è un titolo che forse molti di voi non si aspettavano di vedermi portare, anche se un pochettino l'avevo annunciato nei giorni scorsi, perché io non sono assolutamente un fan dei giochi di guida, tranne di un tipo di giochi di guida. Forse qualcuno lo sa, chi conosce il mio canale da un pochettino più di tempo. Io amo invece i giochi di guida assolutamente non simulativi, ma in cui sostanzialmente devi fare delle cose assurde: distruggere tutto, distruggere tutti, o andare super veloce in alcuni contesti, bla bla bla. Quindi sono un fan della serie di Burnout. Il mio preferito in assoluto è Burnout Revenge. Forse qualcuno di chi, tra quelli che segue il mio canale da più tempo, si ricorderà del fatto che avevo portato l'intera serie di Burnout Paradise. Questo di che cosa si tratta? Perché ve lo porto? Perché è il, diciamo, seguito spirituale della serie di Burnout, perché gli sviluppatori sono gli stessi, con però un'altra ditta di sviluppo, un'altra casa di sviluppo, ok? Quindi Dangerous Driving, ragazzi, e ho grandi aspettative per questo titolo, perché non vedevo l'ora di rimettere le mani su qualcosa del genere, ok? Sono molto felice di portarvelo. Quindi vediamo di iniziare e vediamo di che cosa si tratta, perché a parte le opzioni non ho cambiato assolutamente niente ed è la prima volta che lancio il gioco. Ok, Dangerous Driving Tour. Ok, sedan class, race, vabbè, è l'unica cosa che possiamo fare praticamente. Ok, mi sa tanto che ci sarà una sorta di tutorial o qualcosa del genere. Se possiamo fare solo questo. Ok, mi sa che si poteva, mi sa che c'erano un po' di opzioni estetiche, vero? Vabbè, avremo modo di vederle, insomma. La serie è proprio appena iniziata. Allora, ok, combatte attraverso il traffico per vincere. Vediamo un po', va. Ok, questo è il turbo, benissimo. Ok, il turbo si ricarica un po' come mi aspettavo alla fine. Proviamo un po' a... Bam! E uno. Perfetto, ancora mi ricordo un po' come funziona. Allora, devo arrivare primo, ma in buona sostanza posso anche buttare fuori un po' di... Già, cacchio! L'unica cosa è che sarebbe figo che... Benissimo, sarebbe figo anche capire un po' tipo il freno. Ma chi se ne frega del freno? Vabbè, questo è il turbo e l'abbiamo capito. Vai, takedown. Allora, devo... Sì, posso tranquillamente... Wow! Buttare fuori le altre macchine. Ah, cacchietto. Oh, però penso di sapere com'è. Ok, sì. È come mi immaginavo. D'accordo, scusate se sono un pochettino sperduto, ma... In buona sostanza... Io, in Burnout, c'erano dei momenti in cui... Esatto. In cui praticamente utilizzavo il turbo costantemente lungo tutta quanta la gara. E mi sto cercando di fare più o meno la stessa cosa. Wow! Ok. Mi sa che sono primo, vero? Cacchietto, cacchio. Ok. Allora, la guida è un po' strana, ammetto, che miseria. E io... Oddio. E io non sono un grande guidatore, per niente. Anzi, faccio veramente schifo a guidare. Però mi divertono troppo questi giochi, perciò cerco di... Allora, primo giro è andato. E ho distanziato tutti gli altri, mi pare di capire, quindi... Vabbè, ma credo che questa sia anche una sorta di tutorial da molti punti di vista, quindi... Oh, cacchio! Sì, non è andata benissimo. Sono quarto addirittura? Ciò non è bene. Allora, se butto via... Aspetta, perché in molti Burnout colpire il traffico ti dava dei punti extra. Ah, cacchio! Vabbè. Ah, però c'è un po' di turbo. Ok, allora, c'è un contendente proprio lì. Lo butto fuori. Oh, cacchio! No, è andato a sbattere prima che lo buttassi fuori. Quasi mi ha fatto andare a sbattere a mia volta. Questo che sto facendo nei vecchi Burnout ti dava dei vantaggi.
Guarda che il freno a mano è un po' strano, lo ammetto. Ah, niente, sto facendo proprio schifo, ragazzi. Porca miseria. Speriamo di recuperare qualche posizione. Wow! Ok, eccoli là. Devo stare attento alle macchine che arrivano nella direzione opposta, porca miseria. Già è due o tre volte che mi fregano. Uno. Ok, perfetto. Tutti e due. Vai. Perfetto. Ok, primo. Vai, 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 vai. Ok, qui sono stato proprio fortunato. Lo ammetto. Gold. Addirittura. Vai. Nuovo evento sbloccato. Sedan Class Shakedown Preview. Ok. Sedan Class Road Rage. Ok. Selezioniamo l'evento. Ok, se ho ben capito, è a seconda della macchina che sblocchi, questa macchina ha degli eventi specifici. E infatti... Ok, Shakedown Preview. Cosa... Che differenza ci sarà tra l'una e l'altra? Beh, i circuiti sono diversi sicuramente. Vabbè. Io direi di non farci troppe domande e vediamo un po' di che si tratta. Aspetta. No, quindi a seconda del circuito. Ah. Cambiamo... Oh, carina questa. Beh, secondo voi? sì, ho un certo amore per il rosso. Qualcuno poteva pensare anche da come avevo i capelli un po' di tempo fa. Tanto tempo fa, in realtà, tipo un paio d'anni fa. Ok, oh, ok. Ok, queste sono... è il genere di gare in cui non vado molto forte, nel senso... Ah, ecco, ok, andare contromano ti aumenta il turbo. Wow, madonna, sei scattante sta macchina. Adesso attenzione che potrei tranquillamente combinare un casino molto, molto, molto in fretta. Ah, sì, tipo in questo caso. Cavolo, certo che il freno risponde in maniera un po' strana, lo devo ammettere. Ecco, l'unico problema nel fare questo è che la pista non è sgombra e se becco una macchina nel senso opposto faccio una bruttissima fine. Ecco, per esempio. E questa volta non era neanche nel senso opposto, questa era nel senso di marcia proprio. Ma questa mi sa che è una scorciatoia o qualcosa del genere. Perché in Burnout ce n'erano. Svariate. Oltretutto, merda! No, ho toccato il guardrail e sono finito contro la macchina. Vabbè. Mi sa tanto che non finirà tanto bene. Vabbè che sono le prime gare, quindi anche se combino un disastro dovrei riuscire a... prendere almeno il bronzo o qualcosa del genere. Oh no no no! Oddio! Ok, sì. Vai, 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 sto andando un filino troppo veloce. Quasi fuori. Oh. Il problema è che quando faccio questo drift qua non ho la possibilità di vedere cosa c'è sull'altra corsia. Non... E se c'è una macchina la becco proprio. Non c'è possibilità. Aspetta, cosa ho preso? Cosa ho preso? Cosa ho preso? Silver! Vabbè, wow, mi accontento. Va benissimo. Va bene, va bene. Sì. Ah, near missing traffic. Sì, allora, devo ancora capire bene quali sono tutti quanti i vari bonus. Però sostanzialmente ci sono un po' di bonus proprio per la guida pericolosa. C'erano almeno in Burnout. Select car? Vabbè, sì. Ops, forse avrei voluto cambiare... Sì, il colore, vabbè, non fa niente.
Ok, oh, è la stessa cosa? Sì. Allora, questo è il genere di gare che in Burnout non mi piacciono. Mi piacciono molto di più quelle in cui si disintegra la gente. Però vabbè, ce le abbiamo, facciamole. Oh, che miseria! Sono andato decisamente troppo veloce. Mica, quella non era segnalata per niente comunque, quella cavolo di curva. No, va bene, ok. Non posso continuare a usare il turbo. Ma dai, l'ho appena toccato. Ah, qui il traffico proprio non lo devi toccare affatto. Ok. Devi casomai andargli vicino. E ti dà un bonus al turbo. Ecco, guarda, guarda, guarda come lo... No, va bene, ok. Vediamo un po'. Purtroppo le piste bisognerebbe conoscerle un po' prima di... Sì, è meglio così. Porca... purtroppo uno schianto me lo sono fatto, quindi non c'è molto... Wow, ho visto all'ultimo. Ok, lì c'era una sorta di scorciatoia, credo. Aspetta, aspetta. Time up. Ok. No, non è andata tanto bene. Va bene, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Vediamo di fare un pochettino meglio. Oddio, stavo proprio per iniziare malissimo la gara. Allora, la guida è... Oddio, fluida, però non è la parola giusta, è un po' strano, effettivamente. Posso dirvelo in tutta sincerità, ripeto, la mia esperienza con i giochi di guida non è un granché, quindi potrei anche non ci provare. Potrei anche non fare testo più di tanto, quindi... Però... La macchina risponde in maniera un po' strana rispetto a come alla mia parziale cacchio esperienza. Che schifo. Bisognerebbe conoscere un po' la pista. Purtroppo. Oh! Oddio quanto ho mancato quella di pochissimo. Oddio, mamma mia, questa proprio l'ho mancata ancora di meno. Vabbè, quasi oro, figurati, quindi mi sta benissimo così. Oh, Seven Class Heatwave, ok. Vediamo un po'. Shakedown, Beat Metal Time to Win Gold. Vabbè, tante modalità che ancora dobbiamo conoscere, effettivamente. Ok. Road Rage, ok. Questa, se non sbaglio, si chiamava così anche in... Vabbè, così sembra... Vabbè. No, dai. Mi piaceva quasi di più... Vabbè, prendiamoci questa, dai. Allora, i gold, sì, normalmente sbloccano delle cose, questa è una cosa che mi aspettavo, quindi bisognerebbe tentare di prenderli. Allora, c'è il tempo e bisogna buttare fuori la gente, sostanzialmente, il più possibile per vincere. Cioè, vabbè, c'è l'oro, c'è il silver. Ero bravino a buttare fuori la gente in Burnout, mo vediamo se è così anche... Sì, ma dove sono... No, cacchio. Wow, ok, bronzo, quindi già ci siamo. Cacchio. Allora, ok, c'era uno lì in mezzo, mi sembrava. Wow, cacchio, cacchio, cacchio. Ok. Guarda, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Uno.
vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No! Non l'avevo vista per niente! Era nascosto dai movimenti di quegli altri, dannazione! Wow! Tanto una cosa però diversa, e diversa tanto, è che ho visto qualche volta le macchine distrutte rimanere sulla strada. E questa è una cosa stranissima. Ok, vai. Silver, benissimo. Ah, cacchio! Vabbè, ma me la sono ritrovata davanti. Via. Dai, 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 l'oro qui voglio prenderlo, assolutamente. Vieni qua. Venite qua, venite qua. Via. Perfetto. Dai, dai, manca poco. Che è successo qua? Vai. Yes, double takedown. Takedown 9. Non dovrei aver vinto l'oro già? Oppure era 10, non mi ricordo. Beh, comunque. Via. Via, ho detto. Perfetto. Ah. Via. Perfetto. 6 di fila. Vabbè, 11. Porca miseria, ma... Oh, cacchio, 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 cacchio. Ok. Sì. Questo un pochettino l'ho pagato. ancora pochi secondi. Dai, facciamone qualcun altro. Perché non ho capito. Platinum, grande. Quindi l'oro l'avevo fatto. Vabbè, platinum non posso fare meglio di così, credo, no? Vabbè, però andiamo avanti finché riusciamo. Double, takedown. Perché? Come ho fatto? Dov'era quell'altra macchina? Wow, che è successo? E so che quando ti riporta in game devi stare attentissimo perché potessi ritrovarti in una situazione di merda. Vabbè, comunque, time up, d'accordo. Quindi 16 takedown, platinum. Beh, direi che posso... No, nuovo evento, face off 1, 2. Ok. D'accordo. Quante cose dobbiamo ancora scoprire. Allora, face off 1, Heatwave, face off 2, Pursuit, vabbè, ok. Face off 1, vediamo un po' di che cosa si tratta. Questo non ne ho proprio idea, ragazzi. Andiamoci, proviamo questa, vabbè, dai, giusto tanto per variare un po'. Prototype Hypercar, che di solito sono velocissime ma fragilissime, quindi le ho sempre odiate. Ho sempre preferito le macchine magari un po' pesanti, un po' di... Ah, batti il rivale per vincere la sua macchina? Ma lo devo battere... sì, sì, in posizione... cacchio, che schifo! tre secondi di ritardo, vero? Eccolo lì però, lo vedo. Almeno. Vai, 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 coraggio, coraggio, coraggio. Boost, boost, boost. Guarda, se riesco a sbatterlo fuori, già è molto. Yes! Benissimo, quindi adesso si tratta di vincere la gara. Attenzione perché potrei andare a sbattere male se non sto attento. Che miseria, c'ho una difficoltà a vedere le macchine in arrivo. Però vabbè, era vero. Oh, era vero anche nel burnout storico, è una cosa che mi è abbastanza familiare. Mi sono finito. Mamma mia, qui ho rischiato veramente tanto. Wow, tra due... Che cosa sono sti scatti? Aiuto! Ah, sono avanti di 12 secondi, ottimo. Ok. Allora, andare contro mano ti dà dei bonus e ti dà il turbo. Però ovviamente è rischioso perché
le macchine le vedi con più ritardo. Ecco, tipo in questo caso che grazie a Dio l'ho vista, ma poteva capitare anche in un altro modo, disgraziatamente. Ok. Vabbè, finora è gestibile come cosa, comunque. No! Sì. Dannazione. Sono sempre primo, ma... vabbè, sono avanti di 14 secondi, quindi è un crash. Me lo sono potuto permettere, però devo comunque stare attento perché... altri crash non so quanto posso permettermeli. Cioè, qualche volta che qualche altra cosa che fa parte dello scenario mi sembra una macchina, invece non lo è. No. Questa volta non avevo visto la curva. Pensate voi. No! Beh, questo purtroppo da evitare è difficile, ragazzi. Allora, quanti secondi sono avanti? 12. Ah, vabbè, è sempre buono comunque, dai. No! Oh no, sto sbattendo un po' troppo. Sto guidando quasi decentemente per il resto, ma... purtroppo... quanto sono avanti? Stavolta non me l'ha detto per niente. 7 secondi. Non va tanto bene. Devo darmi una mossa. Cacchio. Ma che schifo. Ok, bene, ci siamo. Primo. E mi sono beccato la sua macchina, credo. Sì, esatto. Nuovo veicolo sbloccato. Perfetto. Vediamo che cosa ci si presenta adesso. Allora, Heatwave. Chi si ricorda? Questo non me lo ricordo proprio. No, proprio non me lo ricordo. Ah. Ok, vabbè, prendiamola subito. Riprendiamo questa, va. Allora, Heatwave che cos'è? Allora, non combattere, guida. Oddio, non so cosa... non so bene... minchia. Aspetta, questa cosa è una di quelle macchine che il turbo si attiva soltanto quando è carico al 100%? Sì, mi sa di sì. Cavolo. Ah, ok. Sì, mi sa che è davvero così. Ok, sì, devi mantenere il... mamma mia! Ma i takedown non ci sono proprio? È perché uno, ero quasi certo, l'ho sbattuto fuori. Allora, mo lo verifichiamo subito. Ah, cacchio! Vabbè. No! È stato il camioncino. Merda. Quindi? Ok, sono cavoli. Sono sesto. Minchia, questa però è difficile perché se devi andare sempre col turbo, basta una volta che vai a sbattere e sei fottuto male proprio. Ok, indietro di 2 secondi. Mo ci prova. Darlo fuori però. Come? Che cosa è successo? Perché? Perché sono andato a sbattere? Perché mai? Questa non l'ho capita. Questa onestamente non l'ho capita.
cavolo. Mi sa che comunque questa macchina è più veloce, è oggettivamente più veloce, però è anche un po' più fragilina. Mo che c'ho anche il sole contro, buongiorno proprio. Minchia, alla faccia del drift. Ok, lì vedo un giro 1. Vabbè, sono due i giri, vero? Vabbè, comunque ho ripreso. Ok, no, ma mi sa che non posso proprio farli i takedown, non vanno fuori. Li devo semplicemente battere in velocità. Il che non mi piace. Strano perché... Allora, in Burnout c'erano gare di questo tipo, però i takedown li potevi fare sempre e ti davano dei bonus al turbo, se non altro. Magari non erano l'obiettivo della gara, ma rimaneva come... come cosa da fare all'interno del gioco. Così non mi piace proprio. In caso non si fosse capito, adoro i takedown. Wow, wow, ok. Forse un mega giga super rischio. Cacchietto. Heat Wave 9, mamma mia. Non credo di esserci mai arrivato neanche nel Burnout originale. Adesso ultime parole famose. Wave 11, madonna. Però sono avanti di poco, non poi di così tanto come speravo. E comunque vi confermo che la guida è un po' strana, non è... non... però ripeto, la mia opinione vale poco. Non sono certo un veterano della guida, però un mezzo veterano di Burnout, quello sì. 12 secondi, bene, molto bene. Oh. Ok. Che successo. La macchina risponde strana anche quando va a sbattere comunque, eh. Ve lo dico. Vabbè, comunque dai, è andato bene. Primo. Gold, benissimo. Nuovo evento, Sedan Class Pursuit, Grand Prix, Face Off 3. Ok, va bene. Quindi, allora, ho capito, è a sezioni, non ad auto. Face Off 2, Pursuit, Face Off 3, Survival, GP. Ok, si è sbloccato qualcosa anche quassù? No, niente di tutto questo, ok. Face Off 2, proviamoci. Credo che sia di nuovo... no, Advanced Sedan, ok... nah, mi piace questa, dai, in fondo. Allora, Missing Traffic. Ah, cos'è, una modalità in più? Un'altra ancora? Ok. Qui il takedown c'è. Allora, lui è molto più veloce di me, maledetto. Quindi io devo... andare pericolosamente. Wow, che è successo? Stanno volando cose. Sono indietro di 3 secondi, il che ci può anche stare, voglio dire. Ok, dai, l'ho beccato. Ah, che schifo. Mamma mia, ho girato malissimo. Dai, coraggio, su. Dai che ti becco. Dai che ti becco, dai che ti becco. Vaffanculo. A posto. Sono avanti di 2 secondi però, mica di tanto. Ce l'ho proprio alle calcagna, va bene.
Se vado contromano ho più possibilità di mantenere il turbo, però anche più possibilità di non vedere le macchine in arrivo e di fare un casino. Oh, vabbè, le macchine sono, grazie a Dio, abbastanza rare e il giro è soltanto uno, dai, quindi 9 secondi di vantaggio, ok, lo sto aumentando, però mi sta finendo il turbo, dannazione. Mi sa che è finito il turbo, sì. Ok, ne ho ripreso solo un pochettino. Cacchietto, dai, coraggio, coraggio, perché senza turbo è più veloce lui. Il che non va... Oh, oh, oh. 13 secondi, va bene ancora. Posso quasi permettermi un crash, forse. Oddio! Secondi addirittura, va bene. Secondi, ma l'ho aumentato nonostante tutto, ok. Coraggio. Vabbè, se è dritta così riesco a vederle più o meno. 22 secondi di vantaggio, vabbè, che figa. Quando minchia finisce sto circuito, però. Oddio, quella non l'avrei vista proprio. 26 secondi. Orco! Oddio! Dai, coraggio. Io ho le dita fisse sul turbo proprio. Che non è una buonissima idea, perché a volte parte, a volte no. Quando sei praticamente a secco e a volte ci puoi rimanere super fregato. Anche il drift ti dà il turbo, quindi cerco di farlo potendo. No! Vabbè. Uno dovevo prenderlo. Quanto cavolo dura sto tracciato? Dai, dimmi di quanto sono in vantaggio, perché... ancora 24 secondi, vabbè. Mi sa tanto che la tua macchina è mia, ragazzo. Oddio, anche quella non l'avrei vista mai. Ok, anche i salti ti permettono di avere un pochettino più turbo. L'unica... cose che ti fanno perdere il controllo della macchina, giustamente. Poi 29 secondi, mi sta bene. Oh, finalmente, ragazzi. Tutto lungo era. Ok, Sedan Class Survival. Continuo a sbloccare nuove... Che... Ma pure queste? Ok, sbloccato un nuovo veicolo. Molto bene. Tuned for Heatwave. Ok. Every chain Heatwave adds... Ah, ok. A seconda degli heatwave che accumuli, va sempre più veloce. Madonna, il che non è proprio... Però... Pursuit. Vediamo un po'. Ok. Ah, allora, l'ho visto nei gameplay. Mi sa che è un inseguimento di uno in particolare. Carlbaro, c'è scritto, fonda. Vabbè, non c'hanno le licenze per le macchine vere, giustamente, come potevano. Ok, take down the target, ok, perfetto. Ah, e c'è una barra della vita l'obiettivo. Cacchio. Ok, ed è veloce e sfuggente l'obiettivo, porca miseria. Vieni qua, ho detto. Ok. Ah, quindi basta toccarlo. E appena lo tocco mi dà un... Wow. Bene, ok, è così che funziona. Cacchietto. Okay. Vieni qua. Wow. L'ho fatto crashare? Ma come funziona?
un'altra volta? Cioè, praticamente gli faccio il takedown che non conta come... Gli devo dare delle toccatine. Ok, gli devo dare delle toccatine e non fargli eccessivamente male in altri modi. Perché sennò perdo tempo, praticamente. Eh sì, praticamente è così che funziona. Ok. Mi sa che ho vinto, eh. Ok, 1,24. Platinum addirittura, wow. Ok, molto bene. Dai, allora, direi l'ultimo evento per oggi perché abbiamo tritato abbastanza. Abbiamo visto già abbastanza modalità. E Face Off 3? Ok, Survival GP. Vabbè, Face Off 3. Allora, facciamo questo, dai. Quindi è la terza macchina che possiamo... Che succede? Ok. Tuned Sedan. Advanced Sedan. Usiamo questa stavolta, dai. Non è che sia proprio la mia... Ecco. Te pareva? ragazzi... Va bene, mi sa che ingloriosamente, perché non credo che farò in tempo a riavviare il gioco e tutto quanto prima di salutarci, perché mancano veramente pochi minuti. Quindi ingloriosamente mi sa tanto che ci salutiamo con questa schermata di errore, anche perché magari posso attendere una patch che secondo me uscirà o in nottata oppure domani, che magari risolve qualche bug tipo questo. Va bene ragazzi, in questa maniera un pochettino brutta ci salutiamo per questa puntata e ci diamo appuntamento alla prossima, che comunque ci sarà domani, d'accordo ragazzi? Quindi fatemi sapere se questa serie vi piace, fatemi sapere qualsiasi cosa ci abbiate per la testa in questo momento, anche tipo ma che schifo finire la puntata così, perdonatemi dai, spero che le prossime non finiranno in questa maniera. Va bene ragazzi, quindi per oggi in una maniera o nell'altra è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, sì, di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, se vi sta piacendo questa serie che con oggi inizia, e domani ci vediamo con la prossima. E ricordate anche di vedere in descrizione tutti i link per supportare il canale e anche il link dalla playlist con tutta quanta la serie di Dangerous Driving che oggi inizia, qui aggiungerò i video. D'accordo ragazzi? Alla prossima!